HTC a vedere One S, uno dei smartphone della nuova linea One. Si tratta di un device di fascia alta, ovviamente molto bello esteticamente, ha una lunghezza di 130.9 mm, 65 di larghezza e 7.8 mm di spessore, quindi molto molto sottile. La costruzione è veramente di ottima qualità, abbiamo un rivestimento in gomma molto piacevole, uno schermo da 4.3 pollici QHD, quindi risoluzione 960x540 pixel, abbiamo un chipset Snapdragon S4 con il processore Krite da dual core da 1.5 GHz, abbiamo 1 GB di memoria RAM, 8 megapixel la camera posteriore con flash LED autofocus e capacità di registrare video a 1080p, abbiamo il Beats Audio, quindi tecnologia Beats, ovviamente ci daranno anche gli auricolari una volta acquistato il prodotto, camera anteriore VGA, Bluetooth 4.0, ma soprattutto abbiamo Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaccia HTC Sense 4.0. Interfaccia Sense veramente molto molto bella, faccio vedere subito le migliorie che ci sono, i cambiamenti rispetto alla precedente 3.5. ad esempio basterà toccare lo schermo per poter avere accesso alla possibilità di personalizzare la nostra interfaccia applicando ad esempio dei widget oppure dei shortcuts. Vediamo alle schermate che vedete qui sopra, mettiamo ad esempio un widget, scegliamo uno, vediamo un po', calcolatrice, in maniera molto veloce possiamo appunto personalizzare la nostra interfaccia. Ovviamente possiamo trascinare un'applicazione all'interno di questa barra per poter avere una scorciatoia. Lock screen rimasto praticamente invariato, abbiamo il solito lock screen con l'anello che sblocca appunto il terminale. Poi altre differenze, non c'è più la possibilità di mettere lo sfondo alla vecchia maniera, bisognerà andare nella Personalize, quindi l'applicazione specifica, quindi possiamo personalizzare la nostra interfaccia inserendo delle scene, cambiando proprio il tema, quindi la skin, i wallpapers, ovviamente possiamo personalizzare anche il lock screen, un po' tutte le classiche funzioni che HTC ci permette, che ci dà da sempre sulla Sense. Vediamo anche il menu delle applicazioni, come abbiamo le categorie delle applicazioni divise in all, fra quelle maggiormente utilizzate e quelle scaricate. Abbiamo delle scorciatoie, abbiamo ad esempio la possibilità di ricercare le applicazioni, possiamo accedere direttamente al market oppure entrare nel menu del menu dell'applicazione, quindi ad esempio personalizzare ulteriormente la grafica all'interno del menu delle applicazioni. Come potete vedere non c'è più abbastanza tendina la scorciatoia che riguarda le funzionalità come wifi, GPS, tutte quelle funzionalità del sistema che possiamo attivare e disattivare con un singolo tocco. Li ritroviamo praticamente qui, nel menu di setting, prima diciamo di tutte le altre. Ovviamente abbiamo una sorta di nuovo effetto animato, abbiamo nuove applicazioni come quella orologio in pratica, poi possiamo vedere dove ci troviamo, possiamo proprio interagire con il mondo e cliccare diciamo insomma la città che vogliamo vedere per vedere appunto che ore quale sono, come il tempo e tutto il resto. Ovviamente non manca la possibilità di usare il cronometro. Navigazione web dovrebbe essere molto molto veloce, l'abbiamo comunque testato. Adesso non abbiamo una connessione molto buona qui allo stand, però vi assicuro che è veramente eccezionale dal punto di vista delle prestazioni anche col flash attivo. Qui abbiamo la possibilità appunto di
gestire i nuovi tab, vedete come possiamo switchare da un tab all'altro molto velocemente. Se vogliamo chiudere un tab, questa è il caso la X. Qui abbiamo i tre tasti back, home e multitasking. Prendo per multitasking abbiamo accesso a tutte le applicazioni che recentemente stiamo usando, insomma, di recente stiamo utilizzando adesso. Se vogliamo chiudere l'applicazione basterà tirare fuori l'applicazione fuori dallo schermo, così, in questa maniera. Quindi interfaccia Sense sempre più intuitiva e ci ha fatto una grandissima impressione.